chiamo Bruna Villante e vengo dalla provincia di Vicenza, da Thiene per la precisione. Conosco Am dal 1998. Molte cose sono cambiate, molte, adesso elencarle tutte è un po' complicato, però molte cose e tanti miglioramenti. Questa connessione che si crea con il divino attraverso di lei è qualcosa che non è spiegabile a parole, bisogna provarlo, viverlo, e l'esempio che lei dà è preziosissimo, quindi cercare, malgrado la mia umanità, di mettere in pratica nel quotidiano è un esercizio costante, e lei è l'esempio, per me è l'esempio, proprio è l'esempio di amore incondizionato. Svolgo il mio servizio volontario nel tour europeo del programma di AMMA in Italia, nel SEVA dello Shiatsu, dei massaggi dello Shiatsu. Siamo un gruppo, una squadra di persone ormai nello Shiatsu, una squadra di persone rodate da tanti anni oramai. Prevalentemente quello che facciamo è cercare di rilassare le persone, proprio. Non è la tecnica che applichiamo che ha importanza, è l'attitudine verso la quale noi entriamo in contatto con le persone, le rilassiamo, si tranquillizzano, si sentono, come dire, appunto perché più rilassate, rincuorate anche di poter fare lunghe attese, ed è un servizio che tantissimi richiedono, molte persone lo richiedono, arrivano persone affaticate, persone a volte anche disorientate, ed è come un momento di passaggio prima di ricevere l'abbraccio di Amma, che poi dona tutto quello che deve donare ad ognuno. Il volontariato è una, ecco, è mettere in pratica l'esempio di Amma, quello di essere al servizio degli altri, di alleviare anche queste, seppure nel nostro piccolo, le sofferenze delle persone, aiutare le persone, creare proprio una squadra che collabora. I vari servizi volontari alla fine collaborano gli uni con gli altri, non c'è una separazione, è proprio un fluire continuo di aiuto volontario che si dà, ed è una ricarica enorme anche per noi volontari, perché in realtà quello che accade è che ci sentiamo ricaricati. Nell'area dello Shiatsu abbiamo bisogno di avere dei volontari che abbiano un diploma appunto di operatore Shiatsu, ma poi ci prestiamo in tutti gli ambiti, ed è qualcosa di meraviglioso che consiglio a tutti proprio, e ci si stacca anche dai nostri piccoli problemi personali e si vede che c'è tanto altro, insomma, di cui occuparsi.